La Confagricoltura c'entra o non c'entra nel PSR? La Confagricoltura è uno degli attori, insieme alle altre organizzazioni professionali, certo che è provocatorio, è uno degli attori della filiera, insieme alle altre organizzazioni professionali agricole abbiamo cercato di fare del nostro. L'esempio sono le misure sul bergamotto che sono state inserite dal PSR, queste sono state fortemente volute dalla Confagricoltura, che ha fatto un'azione politica e sindacale molto precisa e ha ottenuto quello che oggi è stato presentato. Ecco, noi abbiamo visto il tavolo oggi anche con immensa soddisfazione, dobbiamo dire, Orlando, che molti insomma hanno snobbato in Calabria, che io so che in Sardegna ha fatto forse diventare ricca la Sardegna, quando in Calabria non l'hanno voluto. Può darvi una mano, secondo lei può dare con la sua esperienza all'interno di questo PSR? Il vero problema del PSR è l'eccessivo aggravio in termini burocratici per la presentazione delle pratiche. Questo è un male che ha una difficilissima cura, perché non riguarda solo la regione Calabria, riguarda l'intera impalcatura istituzionale dello Stato. Siamo schiavi della burocrazia, in agricoltura ci sono studi fatti da Nomisma che ormai accertano che chi fa agricoltura impiega 100 giorni del suo tempo in pratiche burocratiche. Se noi non abbattiamo questo scoglio sarà veramente difficile. Proposte per l'uso è facilitare i criteri di entrata in graduatoria, di valutazione, fare delle misure snelle, non disperdere i fondi in mille rivoli che possano coinvolgere, ahimè, anche i comuni, le province o comunque delle associazioni che nulla hanno a che vedere con l'agricoltura. Purtroppo chi vuole accedere, voglio dire, non farli perdere nella progettazione. È quello, cioè il vero problema qual è? Che cosa, quello che potrebbe essere considerato un validissimo investimento oggi perderebbe la sua efficacia e la sua validità nel momento in cui viene finanziato tra 4 anni, e ad oggi purtroppo i tempi sono questi. E noi cerchiamo di fare di tutto, però lei sa benissimo che contro i mulini a vento c'è poco da fare. Noi ci impegniamo, ci impegneremo quotidianamente e non molliamo l'osso. Sarebbe il caso più forte. Sarebbe il caso che la politica, invece di soffiare contro, si mettesse a soffiare insieme a noi.